Ciao a tutti ragazzi, siamo di nuovo qua. Oggi nonnetta ci preparerà la pasta pasticciata al forno bianca. Per la besciamella sono 40 g di farina di tipo 00, 20 g di burro, mezzo litro di latte e 3 g di sale. Per la pasta serviranno 300 g di tortiglioni, 20 g di sale circa, ma questo verrà usato solo per salare l'acqua di cottura della pasta, 80 g di burro, 70 g di parmigiano e circa 30 g di latte. Come prima cosa mettiamo il latte nella farina e mescoliamo. Facendo attenzione a non fare grumi. Aggiungiamo il burro e portiamo sul fuoco. Lasciamo bollire ancora un paio di minuti e poi possiamo spegnere. La consistenza dovrà essere abbastanza morbida. Quando l'acqua bolle, saliamo e versiamo la pasta. Colate la pasta, però tenete un goccio di acqua di cottura, che può sempre servire. Allora, adesso il procedimento è molto semplice, aggiungiamo il burro. La besciamella, un po' tenetela che dovremmo guarnire qui sopra, il parmigiano, e un pizzico di latte ancora. Versate tutto dentro una teglia. Aggiungete la restante besciamella che abbiamo tenuto da parte, alternandola con del parmigiano. Ancora qualche ciuffetto di burro. Ora potete infornare a 200 gradi per 10 minuti e poi far gratinare. Quando il forno è bello caldo, inforniamo a 250 gradi per circa 10 minuti, un quarto d'ora, e poi faremo gratinare sopra. Fate gratinare sopra.
Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati alle nuove ricette. Ciao!